L'Aula Magna dell'Università di Salerno ha ospitato la presentazione della Fondazione Serix, 116 milioni di euro finanziati dal Piano di Ripresa e Resilienza per un progetto che vede coinvolti 20 atenei, aziende e che impiegherà a regime 1000 ricercatori. Obiettivo: estendere il concetto di sicurezza anche al mondo cyber. Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, a margine dell'incontro salernitano, ha affrontato anche il tema delle baby gang. È chiaro che questo è un tema molto importante, perché se da una parte dobbiamo migliorare la capacità di intercettare in chiave preventiva questi fenomeni sociali che attengono alle relazioni tra individui, d'altra parte dovremo farlo con l'attenzione che, come è stato detto, c'è sempre un confine fluido, quelle sono le esigenze di tutela della riservatezza, ad esempio, e quindi anche della libertà delle persone, ma poi però la possibilità di essere, insomma, di poter dominare anche questi fenomeni nella loro composizione più negativa. Sulla stessa lunghezza d'onda, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che ha invocato una stretta sull'utilizzo indiscriminato dei social. I social, il mondo digitale, possono essere una grande opportunità di conoscenza, di cultura, ma possono essere anche uno strumento di disumanizzazione e di violenza. Abbiamo registrato la morte, il suicidio di ragazze e di ragazzi messi in croce via social da loro coetanei. Dobbiamo anche mettere in piedi forme di controllo sui social. Ognuno deve essere libero di dire quello che vuole, di scrivere quello che vuole, ma deve mettere la sua firma, deve rispondere dei propri atti.